Siamo ritornati su questo gioco? Sì. Vogliamo parlare dei record fatti dai giocatori? Sì. Voi pensate che questo gioco potranno riparare anche i bug? Nah. Però oggi sono qua pronto per parlare dei 10 migliori record di Fortnite. Buona visione. Alla numero 10 abbiamo le uccisioni sulla modalità mobile. Questo record è stato fatto da Adam per Legend. Non immaginate quanto cazzo può essere difficile utilizzarlo sul tablet questo gioco? Beh, Adam nella modalità solo versus squad ha totalizzato più di 29 kill. Ok, c'è stato un team che insieme, tutti insieme, hanno fatto 41 kill, però uno ha fatto 15 kill, l'altro 5. Invece Adam è riuscito a farne da solo 29 sulla modalità mobile. Perciò credo che è quello che ha fatto più kill di tutti sul tablet. Numero 9, le kill sulla modalità console. Ok, onestamente anche su console per me gli sparatutto sono difficili da pilotare. Quanto pare non per questa squadra, essendo che insieme sono riuscito a totalizzare più di 61 kill. E questi sono i numeri che hanno fatto i ragazzi, i quattro ragazzi che hanno giocato. Onestamente è stato difficile trovarmi questo record, perché ogni volta che trovavo un sito continuavo a cambiare, questo qua faceva più uccisioni, questo un altro, qui team un altro. È stato difficile trovare qualcuno, il vero record. Io penso che sia questo qua. Se qualcuno ha da dire, silenzio, ok? Perché è stato difficile trovare sti cazzo di record. Ma dovresti rispettare. Non mi interessa, chiudi quella cazzo di bocca. Ma zitto! Alla numero 8, le uccisioni sulla modalità PC. E il nostro giocatore si chiama Euron, che nella modalità solo è riuscito a fare 76 kill. Praticamente ha disintegrato mezzo server, facendolo tutto quanto da solo. Perciò, minchia, questo è una bestia. Ma adesso cominciamo con i record delle distanze. Alla numero 7, il lancio della granata appiccicosa, realizzato da Oh My God It's Hasnain, ha fatto più di 180 metri. Beh, per fortuna che si fa chiamare Oh My God, perché questo è proprio un Oh My God con una granata appiccicosa. Alla numero 6 abbiamo il lanciarazzi. Io, ragazzi, non so questo ragazzo come cazzo ha trovato tutti questi lanciarazzi qua, ma non è lui ad aver totalizzato il record, ma bensì il suo amico, perché gli ha sparato un missile contro per farlo volare, ma a caso è riuscito a colpire un team che era lontano e ha realizzato più di 541 metri. Come diavolo è possibile? Io non lo so. Però ancora mi sto chiedendo come cazzo è possibile che suo amico invece ha tutti quegli lanciarazzi che io, manco se facessi un patto con il diavolo, riuscissi a trovarne manco uno. Numero 5, il cecchino. Ragazzi, dai, è stata una botta di culo, ma una botta così talmente forte di culo che manco il culo di Nicki Minaj può arrivare. Sto qua ha sparato anche lui a caso e ha fatto più di 4.124 metri di un'uccisione. Questo qua di nome Titanium 900, ma tu c'hai un cazzo di culo di merda, ma proprio un culo veramente allucinante. Al numero 4, il lancio del pomodoro. Al tempo fa doveva essere una piccola missione, colpisci un avversario col pomodoro, che sarebbe questa provocazione. La distanza di questo giocatore di nome Critical Thief è stata quella di 218 metri. Quindi tu sei il principe dei pomodori. Interessante. E adesso sono finiti i record delle distanze e ora passiamo ad altri. Al numero 3, il concerto di Marshmallow. Forse voi lo sapete che tempo fa c'era un record che ci sono stati più di 6 o 7 milioni di giocatori che hanno giocato contemporaneamente a Fortnite. Bene, nell'evento di Marshmallow, cosa che è stato il primo concerto virtuale, si sono collegati più di 10 milioni di giocatori contemporaneamente. Cioè, porca miseria, questo risultato non si è mai visto nella storia di Fortnite. Ed è stato un grandissimo record. E sono contento che uno dei miei amici è proprio appassionato di Marshmallow e ha potuto partecipare a questo evento. La cosa bella è che in quei momenti non aveva ancora abbastanza V-Bucks per prendersi la sua skin. Perciò, mo, amico mio, t'attacchi al ca... Alla numero 2, la speedrun della Scizor Death Run. Molti di sicuro avranno visto questo video su YouTube che ha raggiunto più di 4 milioni di visualizzazioni. Lo youtuber Hotball è riuscito in questa mappa, che secondo me è una delle Death Run più difficili, a finirla in soli 3 minuti e 23 secondi. Sono appassionato molto dei speedrun e naturalmente ho voluto metterlo al secondo posto questo incredibile record. E alla numero 1 abbiamo le kill su Endgame. Questo qua di nome Acqua7030 con Thanos è riuscito a fare 620 kill. Cioè, non so se tra lui e il vero Thanos a chi abbia fatto più uccisioni, secondo me è lui. Nessuno riusciva ad ucciderlo perché? Perché era ineluttabile, ovviamente. Bene, ragazzi, questi erano i 10 migliori record di Fortnite. Scrivetemi sotto i commenti qual è tra questi record che vi è piaciuto di più o che volete provare a farli. Scrivetemi se volete altri record su altri videogiochi. Vi ricordo come sempre di seguirmi nella pagina di Instagram per rimanere sempre aggiornati
per vedere i miei nuovi video, per vedere i miei post. E noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Ma anche io e i miei amici siamo riusciti a stabilire un record su questo gioco. Infatti noi abbiamo realizzato il record quando morivamo di madonne tirate a questo gioco. Dico sul serio, eh? È un record. Got to swing what you got to save your soul. Swing what you got for it gets old. When troubles get around, don't start in to frown.